Questo programma è offerto da Siamo a Campofelice, in via Leimera, nei pressi dell'Ape Residence, all'incrocio con via Val di Noto, dove preoccupa, e non poco, la presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto, appena sotto il ponte autostradale. A Conte Cassonetti c'è di tutto, dall'Eternit ai materassi, passando per mobili e vari rifiuti organici. Ironia della sorte, l'area è posta sotto videosorveglianza, con tanto di segnaletica e telecamere. Dalle testimonianze raccolte, però, le telecamere non sembrano siano mai state messe in funzione. Come si può immaginare, l'allezzo sprigionato dalla discarica fa quasi lacrimare gli occhi. Tra l'altro c'è grandissima preoccupazione, visto che basterebbe una piccola miccia a far prendere fuoco a tutti i rifiuti organici, come alberi tagliati ed erbacce varie. Tra gli abitanti del residence c'è una forte indignazione. Ecco cosa ci ha detto uno di loro. Qui è ormai diventata una situazione insostenibile. Noi della zona non riusciamo più a vivere. Ogni giorno siamo circondati da zanzare, scarafaggi e topi. Sì, non è la prima volta che si presenta questo problema. Noi più volte abbiamo chiesto al sindaco precedente di intervenire, ma lui interveniva il giorno dopo, ma poi la situazione ritornava com'era. E quindi ritornava tutto com'era prima, con tutti i disagi che ne derivano. Noi non riusciamo più a vivere, la situazione è diventata insostenibile. Siamo circondati da immondizie, non le dico. Luglio e agosto sono mesi caldissimi, perché i cassonetti sono sempre stracolmi e non le dico la puzza, non si respira. I netturbini passano, ma raccolgono solo i rifiuti dei cassonetti, ma quelli che sono fuori i cassonetti rimangono lì. E stanno lì per un grosso periodo di tempo. Noi residenti della zona paghiamo le tasse. Il dovere del sindaco è quello di risolvere la situazione una volta e per tutte, non solo per un giorno, perché noi paghiamo le tasse e pretendiamo rispetto. A parte la situazione dei rifiuti, noi siamo molto preoccupati per il ponte. La struttura è in uno stato molto pericolante, perché è una struttura abbastanza vecchia. Se lei può guardare, vediamo delle zone abbastanza umide e pericolanti. Non vorremmo che accadesse qualcosa di molto brutto, quindi chiediamo l'intervento anche in questo caso del sindaco, prima che possa succedere una tragedia. Anche dopo il trasferimento nei locali della Certosa di Palazzo Butera, non c'è pace per il Museo del Giocattolo e delle Cere del professore Pietro Piraino. Quest'ultimo, per l'ennesima volta, ha invitato le autorità ad occuparsi della situazione di disagio che sovrastorma da tempo l'attività del museo. I problemi riguardano concretamente la cessazione dell'erogazione dell'energia elettrica alla struttura, la cessazione del funzionamento degli impianti idrici, dell'antifurto e della videosorveglianza, dell'illuminazione dei locali e delle vetrine, dei servizi igienici e di antincendio. Di conseguenza è venuta a mancare anche la linea internet, che impedisce così di rispondere alle richieste di prenotazione di visita attraverso le email. E ancor più grave, viene a mancare il collegamento tra l'impianto di videosorveglianza e le forze dell'ordine. A tutto ciò si aggiungono anche alcune infiltrazioni di acqua piovana, con conseguente danno per gli affreschi. Da diversi mesi, inoltre, la piazzola riservata ai bus turistici è ricoperta di rifiuti. Altro problema che si va ad aggiungere a questa numerosa lista è quello dei cipressi secolari che, visto lo stato in cui sono ridotti, rischiano di cadere causando gravi danni a persone e cose. Per tutte queste ragioni, il professore Pietro Piraino ha deciso di chiudere la struttura ai visitatori fin quando la situazione non cambierà.
È stata ripristinata l'erogazione idrica interrotta nella tarda sera di ieri a causa di una perdita della condotta Nuovo Scillato, lungo la corsia laterale dell'autostrada Palermo-Catania all'altezza del centro commerciale Forum. Dato l'ingente danno, l'AMAP era stata costretta ad interrompere la fornitura idrica nei comuni di Villabate, Ficarazzi, Santa Flavia e Bagheria e nell'area urbana dei quartieri Sperone e Galletti. Per risolvere il guasto si sono attivate più squadre che hanno risolto in tempo davvero da record. Infatti i lavori si sono conclusi alle 16 prima del tempo stimato, scongiurati dunque ulteriori disagi perché pare che il guasto sia stato completamente risolto. Per qualsiasi informazione al riguardo si potrà telefonare ai numeri 0127 9111 oppure 800 915333. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Palermo, verso le ore 18 circa, quando i carabinieri, a seguito di un'aggressione ai danni di un cittadino del Senegal in Piazza Marina, sono riusciti ad individuare e trarre in arresto Gaetano Luisi, nato a Palermo, classe 1964, volto noto alle forze dell'ordine, già sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata. La vittima, mentre si trovava in Piazza Marina insieme alla compagna, in sosta da bordo di una Lancia Y, ha visto avvicinarsi Gaetano Luisi che, indispettito della presenza del mezzo, invitava i due a parcheggiare l'autovettura o a liberare il posto, o in alternativa a corrispondere la somma di 2 euro. A tali richieste, il cittadino senegalese rispondeva che il parcheggio era libero e che nulla era dovuto. A questa risposta il parcheggiatore abusivo ha prima colpito con un calcio l'autovettura su cui si trovava la coppia e successivamente ha aggredito l'uomo alla guida con una bottiglia, colpendolo al viso lato destro e provocandogli gravi lesioni. Gaetano Luisi è stato accusato di estorsione aggravata e lesioni personali. Adesso si trova agli arresti domiciliari. Davvero un brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, quello accaduto ieri, intorno a mezzogiorno, lungo l'autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo. L'incidente, infatti, è avvenuto all'altezza del ponte Jafar e ha coinvolto due autovetture, una Mercedes e una Fiat Punto. I due mezzi, per cause ancora da accertare, sono entrambi usciti fuori strada, terminando così la loro corsa sugli alberi che delimitano la carreggiata. Secondo la Polizia stradale, nell'impatto sono rimaste ferite 5 persone, tutte in maniera non grave. Secondo la Polizia stradale, nell'impatto sono rimaste ferite 5 persone, tutte in maniera non grave. I 5 malcapitati sono stati immediatamente trasportati all'ospedale Buccheri La Ferla. Per loro solo tanta paura. Sul tratto autostradale coinvolto dall'incidente c'è stato qualche disagio alla circolazione, ma grazie all'intervento dell'ANAS la situazione si è stabilizzata nel giro di mezz'ora.
Nuovi problemi per i lavori che mirano a realizzare il raddoppio ferroviario della tratta Palermo-Messina nella zona dopo Termini Imerese. Secondo un comitato spontaneo c'è il forte rischio di un disastro ambientale, nello specifico nel tratto Cefalù-Castelbuono. Gli esponenti di questo comitato temono l'impatto nelle zone del fiume Carbone e il litorale di Sant'Ambrogio. Nonostante l'appalto per la costruzione di due gallerie sia già stato assegnato all'impresa Toto, che ha annunciato l'inizio dei lavori per il mese prossimo, il progetto prevede l'estrazione di oltre 2 milioni di metri cubi di materiale. Il problema che ora si pone è capire dove sarà scaricato questo materiale. Il progetto prevede il conferimento in una cava della zona, che però non avrebbe una capacità adeguata. Al sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, è stato chiesto di effettuare una verifica accurata per monitorare la situazione e rassicurare tutti i cittadini. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Brucia ancora in casa rosanero la sconfitta di sabato scorso per 3-0 contro il Modena, che ha tolto al Palermo la possibilità di proseguire il cammino della Coppa Italia. Brucia così tanto che ancora non si è placata la rabbia di Patron Zamparini, che in primis ha trovato nel mister Iachini il capro espiatorio dell'intera vicenda. Una vicenda davvero brutta considerando l'avvicinarsi dell'esordio in Serie A. Il Palermo così ha deciso di muoversi nel mercato, in particolare nei settori di difesa e attacco. In primis c'è la notizia della partenza in avanti di Hernandez, dato che negli ultimi giorni si è molto parlato di un suo probabile trasferimento al Benfica. Ora
diventato realtà, visto che il giocatore sarebbe già in contatto con la dirigenza portoghese. Ora dunque resta a Ceravolo il duro compito di trovare un degno sostituto. Sul fronte difensivo è invece praticamente fatta per Sulemane Bamba, difensore 29enne proveniente dal campionato turco. Trattativa si può dire conclusa anche per il 26enne Pipo Gonzales e per il giovane terzino sinistro brasiliano Emerson Palmieri. Non resta che aspettare dunque le prossime mosse del mercato rosanero in attacco, con la speranza di un piacevole inizio di campionato. Buona musica ieri sera in piazza Giovanni Paolo II per la continuazione dell'estate ficarazzese, dove a domare la platea c'erano i colori dei pensieri, la cover band dei Pooh formata da Erminio Coratenuto alla chitarra, Rocco Contarino al basso, Roberto Scerbo alla batteria, Piero Sciascia e Fabrizio Boi alle tastiere. Il colore dei pensieri nasce con l'intento di suonare dal vivo la musica dei Pooh, con arrangiamenti vocali e strumentali quanto più possibili vicini alla sonorità originali. Il concerto, lungo e ricco, con un repertorio che spaziava con brani dagli inizi della carriera dei Pooh fino ai brani dell'ultimo album. Concreta partecipazione da parte del pubblico, che con i più grandi successi proposti dalla band si è proprio lasciato coinvolgere. Domani sera, come da calendario, vi sarà invece la cover band di Biagio Antonacci, sempre in piazza Relax Park. Evento unico e irripetibile, giovedì 28 agosto dalle ore 21 nella suggestiva cornice del Salone del Pianoforte di Villa Aragona Cutò a Bagheria. Il pianista e compositore Jean-Christophe Renaud racchiude nel suo concerto Le Confessions d'un pianiste mangeur de silence, Le Confessioni di un pianista divoratore di silenzio, tutte le esperienze artistiche e umane raccolte nel corso degli innumerevoli viaggi fisici e metafisici compiuti nel corso della sua carriera. Tra i brani che Monsieur Renaud proporrà al pubblico siciliano giovedì sera saranno presenti anche le sue nuove composizioni. Jean-Christophe Renaud è un pianista e compositore del percorso fuoripista. Ha incontrato il jazz, il cinema, l'inferno e il purgatorio, la solitudine, i grandi poeti anglosassoni, le musiche di altre culture e gli strumenti insoliti. La musica di Jean-Christophe Renaud è un ossimoro, una carezza sulle illusioni perdute, un sentimento che si raccoglie dopo molte deviazioni, un'onda che si propaga all'infinito negli stagni, nei pantani fino agli oceani, dove nulla è fissato, dove i pesci si prendono gioco dei pescatori. Queste sono le descrizioni da parte di coloro che seguono l'artista da tempo. Questo programma è stato offerto da Un affettuoso abbraccio a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 27 agosto 2014. L'alta pressione delle Azzorre è ancora saldamente presente sulla nostra penisola, con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori tranne per qualche lieve disturbo sulle Alpi. Ecco il dettaglio: al nord bel tempo, ampiamente soleggiato ovunque salvo qualche addensamento e locali precipitazioni sui rilievi alpini, soprattutto su quelli del Triveneto, possibili fenomeni anche sulla Liguria orientale, tuttavia in genere isolati e di debole intensità. Al centro giornata del tutto soleggiata, con qualche nube in più solamente sui rilievi appenninici e in particolare nel corso delle ore pomeridiane. Non si segnalano tuttavia precipitazioni, cielo sereno anche sulla Sardegna. Eccoci al sud, dove il tempo sarà ancora una volta ampiamente soleggiato su tutte le regioni, con un clima molto caldo,
spesso a ridosso, pensate, dei 34-35 gradi. Poche velature anche sulle aree montuose. I venti soffiano debolmente su quasi tutti i bacini, moderati o forti, da sud-ovest solamente sul Mar Ligure. Temperature previste minime stazionarie, massime in leggero aumento un po' ovunque, con valori compresi tra i 25 e i 29 gradi al nord, tra i 29 e i 32 gradi al centro e tra i 31 e i 35 gradi al sud. Amici cari, l'aggiornamento si conclude qui. Ancora molto stabile il tempo sull'Italia grazie all'influenza dell'alta pressione, rari disturbi e comunque limitati alle aree alpine, specie orientali. Controllate dove farà più caldo visitando il nostro sito oppure la nostra applicazione per cellulari. Un caro saluto da ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 27 agosto, si ricorda Santa Monica. Il nome Monica è di origine fenicia o nordafricana e dal significato ignoto. Dal Medioevo in poi è stato di frequente ricondotto al latino moneo, consigliere, oppure al greco monos, uno, solo. Dice il proverbio: tempo bello o brutto, in campagna nasce tutto. Sono nati oggi Lyndon Johnson, Tom Ford, Francesco Venditti. Il 27 agosto 1859 a Titusville, in Pennsylvania, viene aperto il primo pozzo petrolifero della storia. Da questo momento il nuovo combustibile comincerà a sostituire il carbone in tutto il mondo. Il 27 agosto del 1955 esce la prima edizione del Guinness dei primati, che entrerà subito ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti e punto di riferimento per il record di tutto il mondo. Infine, il 27 agosto 2003, Marte passa nel punto più vicino alla Terra degli ultimi 60.000 anni, cioè a circa 56 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Charles Bukowski ha detto: di rado va come ci aspettiamo che vada, per la precisione, mai. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 27 agosto. Ariete, giornata super impegnativa, completamente focalizzata sul lavoro. Amore, amicizie e divertimenti oggi passano in secondo piano. Un buon mix di programmazione e intraprendenza vi consentirà di centrare in pieno un obiettivo che inseguite da tempo. Toro, oggi potete fare affidamento sulla coppia Luna-Mercurio-Trigono, utile a far quadrare i conti e produrre qualcosa di bene organizzato. In coppia, anche se la passione non è più quella di un tempo, il segreto è non dare mai niente per scontato. Gemelli, la disarmonia lunare interferisce sul vostro umore, siete confusi. Potrebbe capitarvi di volere e non volere più la stessa cosa nel giro di poco tempo. Possibili disguidi sul lavoro, non trascurate i dettagli, cercate di essere più precisi e puntuali. Cancro, potete contare su inventiva, memoria e ingegno. La vita professionale prende un andamento più vivace e sarete in grado di superare ogni ostacolo. Sarete mentalmente acuti e molto attivi, riuscendo così a imporre le vostre idee con abilità. Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comune necessitano di un intervento da parte vostra. Vergine, oggi che la Luna nel vostro segno si unisce a Mercurio e stringe alleanze con Marte, potete con realismo contare su delle buone opportunità. Riprendete in mano vecchi progetti e presentateli in una veste nuova che li renda più interessanti. Bilancia, facendo tesoro delle esperienze passate, al lavoro non vi farete cogliere impreparati, neanche di fronte alle più impensate richieste. In una questione privata avrete più tempo a disposizione per riflettere e prendere sagge decisioni. Scorpione, nonostante la luna amica, la giornata si preannuncia battagliera, con Marte nel vostro segno in conflitto con Venere che non ve la fa passare liscia. Le vostre tensioni si riflettono in famiglia e a farne le spese è soprattutto il partner. Sagittario, con la Luna e Mercurio disarmonici, non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla terza decade.
In una questione privata lasciatevi il tempo di riflettere prima di prendere una decisione. Capricorno, la razionalità di Mercurio e l'energia di Marte vi permetteranno di dominare le situazioni e di imporvi con un notevole carisma in ogni circostanza. Tuttavia farete meglio a evitare atteggiamenti di eccessivo rigore sia nel fisico che nella mente. Acquario, accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee anche se vi sembrano più lungimiranti di quelli altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo. Mantenete uno stato d'animo sereno. Pesci, anche se qualcosa va storto, non drammatizzate. C'è sempre un motivo per cui essere contenti e con la vostra fantasia potete trovarne a bizzeffe. Il vostro umore è un po' ombroso, ma non perdetevi d'animo e guardate con ottimismo al futuro.